tempo orribile, già da 2 giorni. Che onde sul lago, enormi. In giardino è buio. Bisognerebbe far demolire in giardino quel teatro. Sta lì nudo, mostruoso, come uno scheletro. E il sipario sbatte per il vento. Ieri sera ci sono passato vicino e mi è parso che qualcuno piangesse dentro. Ma via! Andiamo a casa, Masha. Passerò qui la notte. Masha, andiamo. Il bambino avrà fame. Sciocchezze, Matriona gli darà da mangiare. Fa pena. È già da 3 notti senza la madre. Oddio, noioso sei diventato. Prima filosofavi, adesso non fai che ripetere bambino, a casa, bambino, a casa. Da te non si sente altro. Masha, andiamo. Vada solo. Tuo padre non mi darà i cavalli. Te li darà. Chiedili e te li dà. Va bene, ci provo. Allora, vieni domani? Sì, sì, domani, sì. Appiccicoso sei diventato. Ma che fai, mamma? Piotr Nikolaevich mi ha pregato di preparargli il letto vicino a Kostya. Lascia fare a me. Grazie, Masha. I vecchi sono come i bambini. Allora io me ne vado. Addio, Masha. Addio, mamma. Va con Dio. Buonanotte, Konstantin Gavrilovich. Nessuno pensava né presagiva che lei, Kostya, sarebbe diventato un vero scrittore. Ed ecco che, grazie a Dio, le riviste cominciano anche a pagarla. E si è fatto anche bello. Mio caro, mio buon Kostya, sia un po' più gentile con la mia Mashenka. Lasciala in pace, mamma. È così brava. A una donna, Kostya, non occorre nient'altro che uno sguardo. Lo so per esperienza. L'hai fatta arrabbiare. C'era bisogno di infastidirlo. Sono in pena per te, Mashenka. Oh, non ce n'è bisogno. Il mio cuore soffre per te. Io vedo tutto, capisco tutto. Oh, sono tutte sciocchezze. L'amore senza speranza è solo nei romanzi. Scempiaggini. L'essenziale è non struggersi e non star sempre lì ad aspettare che... che l'erba cresca. Se l'amore ha fatto nido nell'anima, bisogna scacciarlo. Hanno promesso di trasferire mio marito in un altro distretto. Cambiando luogo, dimenticherò. Me lo strapperò dal cuore, con la radice e tutto. Kostya suona. Vuol dire che è triste. L'essenziale, mamma, è non averlo davanti agli occhi. Basta che trasferiscano il mio Semyon. E là, credimi, in un solo mese lo avrò dimenticato. Sono tutte scempiaggini.
farina è aumentata. E bisogna arrangiarsi. Lei se la può ridere, ha denaro a bizzeffe. Denaro? In 30 anni di carriera, amico mio, di carriera agitata, durante la quale non ebbi né giorno né notte un attimo per me stesso, ero riuscito a raggranellare soltanto 2000 rubli. E li ho sprecati poco tempo addietro, tutti all'estero. Non ho nulla. Sei ancora qui? Che devo fare se non mi danno i cavalli? Dio, se i miei occhi potessero non vederti. Quanti cambiamenti qui da voi? Dov'è mia sorella? È andata alla stazione a prendere Trigorin, sarà qui fra poco. Se lei ha ritenuto necessario far venire qui mia sorella, vuol dire che sono gravemente malato. Strano però, sono gravemente malato. Eppure non mi si danno medicine. Che cosa vuole? Gocce di valeriana, bicarbonato, chinino? Ricomincia la filosofia. Che castigo. È stato preparato il letto per me di là? Certo, Pietro Nikolaevich. È pronto. La ringrazio. Spazio alla luna dei notturni cieli. Voglio dare a Kostya il soggetto per una novella. Deve intitolarsi così. L'uomo che voleva. L'homme qui a voulu. In giovinezza, una volta, volevo diventare un uomo di lettere. E non lo sono diventato. Volevo essere un parlatore. E ho sempre parlato in modo nauseante. Alla fin fine... Questo è comprensibile, eccetera, eccetera, eccetera. Volevo essere conciso e ho sempre sbrodolato, sino a grondare sudore. Volevo sposarmi e non mi sono sposato. Volevo vivere sempre in città e finisco la mia vita in campagna, questo è. Volevo diventare un consigliere di Stato effettivo e lo sono diventato. A questo non aspiravo, è venuto da sé. Esprimere insoddisfazione per la vita a 62 anni, ne convenga, non è generoso. Che cocciuto, non capisce che ho voglia di vivere. E questa è frivolezza. Per legge di natura ogni vita deve aver fine. Lei ragiona come un uomo sazio. Ecco, lei è sazio, perciò è indifferente verso la vita, le importa poco. Ma di morire anche lei avrà paura, alla fin fine. Paura della morte, paura animale, bisogna reprimerla. Teme consapevolmente la morte chi crede nella vita eterna e ha paura dei propri peccati. Lei in primo luogo è un miscredente. E poi quali sono i suoi peccati? È stato impiegato per 25 anni al Dipartimento della Giustizia, ecco tu. 28 per 28, questo è... Quando noi siamo entrati, lei, Konstantin Gavrilovich, stava suonando. L'abbiamo interrotta. Continui, continui. No, non importa. Mi consenta di chiederle, dottore, quale città straniera le è piaciuta di più? Genova. Perché Genova? C'è una magnifica folla nelle sue strade. Quando esci di sera dall'albergo, sono tutte gremite di gente. Ti
ti muovi in mezzo alla folla, senza una meta, su e giù, a zigzag. Vivi della sua vita, ti fondi con essa psichicamente e cominci a credere che in realtà sia possibile un'unica anima universale, del tipo di quella che un giorno nella commedia di Konstantin Gavrilovich incarnò Nina Zariechnaya. A proposito, dov'è la Zariechnaya? Dov'è e come sta? Probabilmente bene. Mi hanno detto che ha condotto una vita strana. Che c'è di vero? È una storia lunga, dottore. La racconti in breve? Fuggì di casa. Andò a vivere con Trigorin, lo sapeva? Lo so. Ebbe un bambino. Il bambino morì. Trigorin si stancò di lei e tornò ai suoi affetti di prima, come c'era da aspettarsi. Del resto, Trigorin non aveva mai abbandonato i precedenti legami. E per mancanza di carattere si era destreggiato tra l'una e l'altra. Da quello che ho potuto capire, da ciò che mi è noto, la vita privata di Nina è stata un disastro. E la scena? Sembra ancor peggio. Debuttò presso Mosca, nel teatro di un luogo di villeggiatura, poi andò in provincia. Allora io non la perdevo di vista e per qualche tempo, dove era lei, andavo anch'io. Si sceglieva sempre delle grandi parti, ma recitava senza gusto, con sovrattoni, con gesti bruschi. C'erano dei momenti in cui urlava in modo geniale, moriva in modo geniale, ma erano solo dei momenti. Vuol dire comunque che ha ingegno? Capirlo è difficile. Forse ne ha. Io la vedevo, ma lei non voleva vedermi. E la domestica non mi faceva entrare nella sua stanza d'albergo. Mai. Io capivo il suo stato d'animo e non insegnavo.